Ci occupiamo ora di buona sanità. Al San Raffaele di Cefalù, per la prima volta in assoluto, è stato applicato un catetere per la cura delle aritmie cardiache. Tiziana Martorana. Le patologie cardiovascolari sono al primo posto fra le cause di decesso, un'incidenza che batte anche quella tumorale. È anche per questo che la ricerca non si ferma nello sperimentare tecniche e strumenti sempre meno invasivi che curino, rendendo più facile la vita dei pazienti. Al San Raffaele Giglio di Cefalù è effettuato per la prima volta nel mondo un intervento al cuore che utilizza uno speciale catetere, frutto di uno studio nato in America al quale ha partecipato anche un giovane medico palermitano, unico italiano nel team di scienziati che lo ha sperimentato. La novità è una meravigliosa protesi, un nuovo catetere, sarebbe un filo che stimola il cuore in una posizione particolare con delle caratteristiche tecniche molto innovative che servono a ridurre il numero di pazienti che non rispondono a questo tipo di terapia, aumentando i benefici, migliorando la qualità di vita e la sopravvivenza alla vita dei pazienti e riducendo in maniera molto importante le complicanze. Il paziente sta bene, non c'è stata nessuna complicanza, l'intervento è durato grosso modo un'oretta, forse un pochettino di meno, domani probabilmente andrà a casa, da domani in poi... La stragrande maggioranza degli interventi di questa tipologia utilizzano questo tipo di protesi. L'auspicio è che tutti quanti i pazienti dovranno essere sottoposti a questo tipo di terapia, indiscriminatamente dalla tipologia del paziente che ha le indicazioni a fare questo tipo di intervento, utilizzerà questa nuova tecnologia, perché con questa nuova tecnologia ci aspettiamo che risponderanno molto di più e molto meglio rispetto al passato. 20 centri in tutto il mondo coinvolti nell'introduzione di questo nuovo catetere.